e Cefalù. Già operativo da qualche settimana, il Lido sconza Yuoku di Isola delle Femmine, che ieri pomeriggio ha presentato il calendario degli eventi. Nato da un'idea di Addio Pizzo, il progetto si basa su un nuovo modo di vivere il mare e la spiaggia. Uno spazio partecipato, sostenibile, inclusivo, accessibile pure ai diversamente abili. Il rifiuto della cultura mafiosa e la promozione della cultura della legalità, la conoscenza e il rispetto dell'ambiente, la promozione dell'integrazione umana e sociale, l'attenzione verso i più piccoli e disabili, la diffusione della cultura siciliana. Si può fare tutto questo semplicemente andando al mare, nello specifico ad Isola delle Femmine, dove la commissione straordinaria che guida il comune ha affidato la gestione di un tratto di spiaggia ad Addio Pizzo, che qui ha voluto ripetere l'esperienza del Lido Sconza Yuoku. Uno spazio partecipato, sostenibile, inclusivo, accessibile. L'idea è nata lo scorso anno come progetto di riqualificazione ambientale e sociale di un tratto di spiaggia del comune di Capaci. Per questa stagione ha invece aperto i battenti ad Isola delle Femmine. Vorrebbero essere imitati i ragazzi di Addio Pizzo, vorrebbero tanti Sconza Yuoku sulla costa, perché si tratta di un luogo aperto alla partecipazione nella logica della gestione collettiva dei beni comuni. Al Lido dell'associazione tutto ha un nome, hanno un nome i prodotti che provengono dalle aziende che hanno aderito al consumo critico ed hanno un nome pure i divanetti posizionati sulla spiaggia. Si chiamano Peppino, Paolo, Giovanni, Rita, Nino e Ida e così via. Sono i nomi delle vittime della mafia, sono i nomi di chi voleva cambiare questa terra, una volontà che può essere portata avanti da chiunque perché, come ha sottolineato Dario Riccobono, ognuno può decidere il proprio destino e scegliere di essere come Peppino. Il riferimento è a Peppino Impastato che, nonostante fosse figlio e nipote di mafiosi, non si è piegato. Ieri pomeriggio a Lido Sconza Yuoku è stato presentato il calendario degli eventi estivi. C'era pure Pina Maisano, moglie di Libero Grassi, imprenditore assassinato dalla mafia per essersi ribellato al Pizzo, che aveva chiamato la sua barca a vela proprio Sconza Yuoku. Presenti, tra gli altri, il capitano della compagnia dei Carabinieri di Carini, Fabio Rosari, e il viceprefetto Vincenzo Covato, componente della commissione straordinaria che guida il comune di Isola delle Femmine dopo lo scioglimento per mafia. Sono stati proprio i commissari ad emanare un avviso pubblico per affidare la gestione del tratto di spiaggia e la scelta non poteva che ricadere su Addio Pizzo. La scelta è ricaduta sull'associazione Addio Pizzo perché la commissione straordinaria che io ho il piacere e l'onore di coordinare del comune di Isola delle Femmine attraverso questa iniziativa e in regime di strettissima collaborazione sinergica con l'associazione Addio Pizzo ha valutato l'opportunità di lanciare questo segnale forte in un comune che sappiamo bene è stato sciolto per le motivazioni a tutti note. Perché l'antimafia si fa anche sulla spiaggia? Sicuramente, si comincia a volte da quelle che potrebbero sembrare le piccole cose, però sono le piccole cose, i piccoli passi che poi messi tutti assieme fanno le grandi cose, anche se a volte la collettività non riesce subito a recepirle, però magari in prospettiva i risultati sicuramente si vedono. Un'esperienza cominciata lo scorso anno sulla spiaggia di Capaci, che risultati avete ottenuto in quell'occasione? I risultati sono stati positivi su moltissimi fronti, la gente che veniva apposta per noi, per andare alla spiaggia di Addio Pizzo e ci cercava, tantissime iniziative. C'è una grande difficoltà nella gestione di un tratto di spiaggia, i costi sono veramente elevati e questa è una cosa su cui dovremmo interrogarci, perché noi giriamo l'Italia a raccontare ai ragazzi che stare alla parte della legalità conviene, è possibile, è un'alternativa seria. Però dobbiamo trovare dei sistemi che rendano possibile tutto ciò, quindi assicurarci che la concorrenza sia sempre leale, quindi che ci siano dei controlli e soprattutto avere anche delle agevolazioni, delle facilitazioni, perché il costo del lavoro è veramente assurdo ed è impossibile fare impresa come facciamo noi, mettendo in regola anche gli emigrati che hanno preso un barcone per attraversare questo mare che per noi è divertimento, per loro è speranza. Mettiamo in regola loro, mettiamo in regola i ragazzi che lavorano qui durante la giornata. Non è facile, ecco perché abbiamo bisogno del contributo di tutti. Abbiamo anche lanciato sul web una raccolta fondi per provare a dare continuità a questo progetto. Per lei cosa significa il fatto che oggi i ragazzi di Addio Pizzo riprendano questa parola e la diffondano, perché magari non tutti sapevano che Libero Grassi aveva una barca che si chiamava Sconza Yuoku? Cosa ne penso io? Ma cosa vuoi che ne pensi? Per me i ragazzi di Addio Pizzo sono i miei nipoti, ma proprio affettivamente, è come se fossero veramente consanguinei.
Ci voleva Dio Pizzo negli anni 90. Ci voleva Dio Pizzo, come no. No, è stata una tutta un'escalation di interessi, di affetti, di collaborazione. Bello, un'esperienza molto bella che io sono felice di avere vissuto in prima persona.